parte la nuova puntata di Funny Moon. Fabrizio è ancora alle prese con il gatto, è tornata Alessandra! Cara, ben trovati. Allora, come va? Beh, devo dire che se Fabrizio ha letto con una gatta che l'ha distrutto, io ho trovato qui una gatta con il cappello di Fabrizio. Hai visto? Mi sono bixiata, cioè, state vedendo, insomma. Insomma, Ale, bentornata. Poi io dico bentornata, ma in realtà sono stata latitante anch'io, quindi bentornata a te. Bentornati, è vero. Poi ho visto la puntata su Facebook, ultimamente siamo state bravissime, quindi funzioniamo, devo dire, è una bella coppia. Devo dire che al mondo si diventa famose facendo le veline, io e te facciamo le conduttrici, pseudo forse. Pseudo. Io onestamente la velina non la vorrei fare, non so te. No, neanche io. Troppi calciatori, troppi pullulano, troppi. Noi l'unico calciatore che abbiamo sempre in mezzo ai piedi è Ettore Rossi. Il nostro Ettorino. Che lui, non so se tu lo sai, ha un ruolo molto importante all'interno del campionato del Club Italia. Leggo, mi informo. Purtroppo ultimamente hanno perso l'ultima partita, succede però. No, ma io gli ho chiesto aperture fa, lui in che ruolo giocava, e mi ha detto che lui è il presidente centromanchinaro. Mi pare giù, perché c'è anche chi deve organizzare la panchina, perché anche lì se no... Torniamo a parlare di Funny Moon, andiamo a dire che noi vogliamo andarci a divertire, quindi invitiamo tutti i proprietari di locali, di eventi, di convention. Contattateci, noi veniamo a trovare, facciamo le interviste, facciamo vedere tutti i luoghi, vediamo. Guarda, mangiamo a scrocco? Sì, vabbè, non lo dire. No, come va detto, noi dobbiamo garantire la cucina, per questo dobbiamo anche andare a ricordare il numero di Funny Moon per parlare con me, con te, con tutti quanti, che è 333-333-8693. Io non lo dico che Alessandra è brava, perché tanto oramai è scontato. Me lo stavo dimenticando. Quante edizioni hai fatto di Funny Moon tu? Un annetto, quindi insomma sì, è un anno buono. Che per imparare questo numero, come ho detto già l'altra volta, ce l'ho messo. C'era Fabrizio che mi diceva sempre: non è questo, ti sei dimenticato un 3, ne mancano 2. E c'era Ettore che mi faceva la dietro la telecamera i segni con tutti i 3, sì, Eccolo. È ricicciato fuori. Vogliamo anche ricordare gli orari di messa in onda di Funny Moon, e qui vado avanti io, perché già ho preso le cazziate sulla mia assenza. Quindi noi andiamo in onda il giovedì a 12:30 circa, il sabato notte alle 2:30 sempre circa, e poi il mercoledì l'ultima replica a 12:00 circa. E poi dobbiamo dire anche dove andiamo in onda, cioè, quindi ricordiamo comunque sia a chi manda le puntate, quindi queste due splendide conduttrici in onda. Quindi ricordiamo Telein e Super 3, entrambi, tutti e due che sono Sky, con noi. Mettiamo anche Sky. Sì, poi chi altro? Io mi ricordo, come, manco troppo tempo. Come direbbe Mengarelli, un sito veramente poco conosciuto che nessuno sa dov'è, che è il Facebook. Facebook, è vero, io vi seguo sempre lì, quindi io vi posto, condivido. Vedeteci. Comunque Ale, io so che tu hai la tua forma particolare di chiudere Funny Moon, diversa da tutti i conduttori, quindi lo lascio fare a te come si lancia una puntata di Funny Moon, sì? Esatto, giustamente, perché siamo su Funny Moon. Allora, visto che abbiamo detto già tutto, abbiamo ricordato il numero di telefono, abbiamo ricordato i nostri sponsor, abbiamo ricordato chi ci manda in onda, io direi di lanciare il Don Mario.